aiuto. Ti ho preso. Porca troia, Bill! Che è successo? È una delle stupide trappole di Bill. Là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Taglia la corda e scenderò! Faccio io! Joel! Merda, arrivano! Joel! Vai alla corda! Ellie! Come va? Quando vuoi, Ellie. Aspetta! Cazzo! Stai bene? Sì! Puoi farcela! Altre munizioni! Grazie! Porca puttana! Forza! Non si taglia! Sbrigati! Veloce, si avvicinano! Belli, si stanno avvicinando! Puttana! Forza! Non si taglia! Sbrigati! Lascia stare, figlio di troia! Belli, si avvicinano! Alza il culo e muoviti. Cosa? Di qua. Oh, merda. Vaffanculo. Indietro, indietro. Da che parte? Ok, di qua, andiamo di qua. Corriamo. Dietro di noi! Will, dai!
Non rallentare, qui non è sicuro! Bill, dalla porta! Sapevo, cazzo, falli fuori! È l'unico modo per passare! È lì indietro! Indietro! Ci siamo quasi! Seguitemi! Oh merda! Porca puttana, arrivano! Forza! Stanno per sfondare! Avanti di qua, attraverso il camion! Ok, dai, Ellie! Vado, vado! Sei aperto, forza! Diavolo! Era un pelo! Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio! Oh. Non provocarmi! Stai... Vacci piano. Ma Cristo! Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un... Basta! Stronza! Hai finito? Sì, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori? Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzo. No, fanculo, mi hai ammanettato! Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città? Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene, ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli e forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo.
Delizioso. Dacci un taglio. Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ellie, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo. Ehi, la sai suonare? Sì, piuttosto male. Vorrei imparare. Ehi, Bobby Fischer! Non toccare niente su quella scacchiera! Bobby chi? Lascia perdere. Hai trovato tutto? Pronti. Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. Darò un'occhiata qui sopra. Non c'è niente di utile là. Prendi quello che vuoi. Grazie. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mocciosa. Fanculo anche a te. Dai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? Al
altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana! Infatti! Merda, carico e pronto. Ok, devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu che la paghi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte. Ok, ora sappiamo che parla da solo. Est di nuovo. Sì. Poi dovrai. Bill! Joel, da questa parte. E si sale. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Quel cancello li fermerà? L'ho chiuso e non hanno la chiave. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina.
Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah, ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tess ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare! Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Prima di procedere, ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca.